Partita dal liceo scientifico, la protesta degli studenti si è estesa a tutte le scuole della provincia. Oggi, durante un'affollata assemblea che si è tenuta all'Officina della Cultura di Isernia, sono state spiegate le ragioni del dissenso. Da un lato si dice no al taglio dei fondi e al possibile ingresso dei privati nel mondo della scuola, dall'altro si esprime solidarietà ai professori del Maiorana, che di fronte all'ipotesi di vedersi aumentate le ore lavorative, ma con la retribuzione invariata, hanno sospeso i vari progetti che affiancano il normale corso di studio. Presto o tardi questa decisione potrebbe riguardare anche altri istituti. Stiamo aspettando martedì, che in pomeriggio ci sarà una riunione dei professori che decideranno come svolgere la settimana. E per ora oralmente sappiamo che sono state bloccate tutte le uscite didattiche e i recuperi pomeridiani per chi non riesce a recuperare le materie, quindi è stata tolta una seconda possibilità per recuperare e i rientri pomeridiani e attività extrascolastiche che ci fanno accedere ai punti di credito. Durante la manifestazione di oggi, i rappresentanti di istituto e studenti hanno ragionato sulle possibili forme di protesta da attuare a partire dalla settimana prossima. Per non perdere ore di lezioni, almeno per ora sono state scartate le ipotesi dello sciopero o dell'autogestione. Tra le idee in campo, quella di svolgere attività pomeridiane, magari coinvolgendo gli stessi professori. Il progetto è proprio quello di organizzare eventi e situazioni come questa per farci sentire. Al di fuori dell'orario scolastico, quindi niente scioperi, niente occupazioni? Questo ancora è da decidere, però comunque per il momento sì, al di fuori dell'orario scolastico, proprio per non perdere ore di lezione, mantenere comunque l'impegno scolastico, però organizzando eventi e situazioni al di fuori. La nostra scuola non occuperà, ma non è propensa, cioè è propensa a fare degli altri scioperi poiché non è d'accordo per questi tagli di fondi e vuole continuare a fare delle attività extrascolastiche e non vuole che questi fondi devono essere utilizzati per magari per guerre o altre attività che non sono rivolte agli studenti.